Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma riporti al male. Qualcuno dice il Padre nostro, qualche compagnia invece dicono il credo degli apostoli, però non sì. Quello che si dice in chiesa normalmente, ma quello che si dice in chiesa durante il periodo pasquale. Come mai quest'anno è stato fatto questo rito di comparatico? Il rito di comparatico succede sempre con la nostra compagnia, basta che due persone si mettono d'accordo e fanno questo rito. Non è che è un rito imposto nella compagnia, ci sono delle persone che decidono di volersi bene per sempre. Insomma. Quindi negli anni passati è capitato più volte? Sì, più che... volte, sì. L'anno scorso, quest'anno per esempio, noi siamo venuti in 8 persone nel mese di agosto, il 4 di agosto, siamo andati tutti e 8 ed era, vabbè... era estemporaneo, quindi una cosa... Ed è un rapporto che dura tutta la vita? È come quando uno fa il battesimo, concettualmente è la stessa cosa. Dicono gli antichi che il compare e comare di battesimo non possono indicare, perché vale pure nell'altra vita. Non c'è nessuna cosa religiosa chiaramente, però per dire per quanto è forte il legame, vale pure dopo. Quindi un rapporto che dura tutta la vita, di rispetto, di aiuto reciproco. Di aiuto. È come il padrino. Il padrino del battesimo. Qual è il significato del padrino del battesimo? Dove non arrivano i genitori, devono subentrare i padrini, ma soprattutto per l'educazione religiosa. Sì. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto a che serve il padrino. E perché si mettono le mani dentro l'acqua, incrociandole? Perché l'acqua... è un simbolo fortissimo per il cristianesimo, è il simbolo del battesimo. Insomma. Il battesimo si fa con l'acqua e quindi è questo concetto. Perciò si chiamano compari. Anche per l'acqua. Anche per la sacralità del luogo? Chi crede e si comporta adeguatamente? Ogni luogo, in ogni luogo c'è Dio, quindi. Ma certamente qui siamo in uno spazio sacro particolare. È un luogo privilegiato, come tutti i pellegrinaggi. Il pellegrinaggio si fa sempre in un luogo privilegiato, tenga presente che le chiese le facciamo noi, i santuari è qualcuno che decide che non siamo noi, dove appare la Madonna mica l'abbiamo deciso noi, il santuario di Lourdes non l'ha deciso qualcuno, l'ha deciso la Madonna, qui è apparsa la Santissima, ha deciso il suo santuario qui. Un comparatico che riguarda sia uomini che donne. Sì, possono essere promiscui, lo stesso sesso, non c'è problema. Diversamente dal battesimo, perché normalmente è un uomo e una donna, sì. Cioè, proprio per rappresentare la famiglia. Posso cantare una canzoncina? La posso cantare? La riprende? Sì, sì. E via la comparanza! Una canzoncina me la posso cantare, in dialetto giulianese? Compari, comparecchi, cacciamoci a negli, gli anelli ci siamo cacciato, il comparo ci chiamiamo! E come mai questa decisione di fare questa comparanza a 5? Perché comunque veniamo bene o male... da quest'anno tutti, guardavo un legame forte, aspetta, fammo fare. E di aiuto. Legame forte. Abbiamo fatto anche tutto il viaggio insieme, tutto il viaggio insieme, ecco pure per questo. E poi sono anni che lo facciamo, capito? Ma un rapporto quindi che dura tutta la vita? Sì, un rapporto, sì, un rapporto di amicizia profonda proprio. Chi è che ha deciso di fare questa comparanza multipla? Io. Lei è stato un po' il regista di questo rito, sì. Che so che si ripete abbastanza... Da anni, e mi ricordo lo faceva mio padre, lo faceva mia nonna, mia zia, lo facevano tutti, quindi è una cosa che rimane come se fosse una comparanza vera.